Benvenuti al speciale ritiro di Stadio News 24. Anche in questa puntata vi racconteremo, vi terremo compagnia con tutte le notizie provenienti dal ritiro del Palermo in Austria, Bad Klerkirchheim. È stato un weekend di fuoco quello del Palermo. Franco Vázquez ha lasciato ufficialmente il club rosanero. Dopo 4 anni è arrivata al capolinea l'avventura dell'Italo argentino col Palermo. Il Mudo ha lasciato il ritiro austriaco di Bad Klerkirchheim direzione Siviglia. Il club andaluso pagherà 15 milioni di euro senza bonus o premi. Il Mudo è in Florida a Orlando e grazie al permesso del club rosanero il giocatore si è allenato con la sua nuova squadra. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha raggiunto la sede del ritiro del Palermo in Austria, Bad Klerkirchheim. Il presidente rosanero ha parlato alla stampa e ha affrontato diverse tematiche, dal mercato in entrata alle partenze eccellenti che si sono già concretizzate, dai programmi da seguire sul campo al cambio della guardia che potrebbe profilarsi alla guida economica della società. Ascoltiamo le parole del patron rosanero. Se ne va uno dei vecchi prezzi pregiati del Palermo. Per me il Palermo ha ancora prezzi pregiati dentro, che è lo stesso discorso che mi avete fatto quando è partito Pastore ed è arrivato Dybala e di Vázquez. Pastore è il pezzo pregiato e gli altri due erano dalle scartine, poi si è dimostrato chi erano. Oggi chi sono i pezzi pregiati secondo me? Secondo me Posavec, secondo me Balog, secondo me Embolo, secondo me giocatori nostri che sono molto buoni. Io spero che scoppi Poison. Idimar che si confermi ancora di più, per cui adesso, e dimentico ancora tanti altri, insomma, ecco, per cui io sto parlando specialmente del centrocampo e dell'attacco, per cui è partito Sorrentino. Io ritengo che Sorrentino sia un ottimo portiere, anche se ha preso 65 gol l'anno scorso, è veramente buono, e ritengo Posavec un portiere giovane che abbia le qualità di Donnarumma. La Liga ha delle richieste di club anche importanti. Però ecco, va via o resta? Ma non se ne parla neanche che va via, ma stiamo scherzando. Cioè, il Palermo è in costruzione adesso con Foschi, con Corsi, il Palermo del futuro, così come lo era quando è andato via Pastore, così come lo era quando sono andati via altri campioni che avevamo noi. Per cui noi sicuramente Foschi sul mercato adesso sappiamo che ci mancano i giocatori, però se voi vedete il mercato e ditemi che operazioni hanno fatto le altre squadre, è un mercato difficilissimo, vediamo un momentino come va, però è stato ritardato secondo me dagli europei. Può darsi che nei prossimi 10 giorni si muori tutto, perché tante squadre hanno dei giocatori che ancora non avevano sul mercato, adesso ci saranno. Insomma. Foschi ha un budget a disposizione, non ha speso ancora niente, però perché non trova i giocatori. Naturalmente io fra un giocatore che costa 5 milioni, perché però è giovane e mi costa di stipendio 300-400 mila euro, è un vecchio di 33 anni che non mi costa niente, ma guadagna 1,2 milioni, preferisco il giovane, è un investimento. Quello che ho sempre fatto, no? Ho preso i Cavani, i Pastore, gli Hernandez, tutti, Toni, ho preso tutti, Barzagli, li ho presi i giovani. È la politica del Palermo di sempre, perché il Palermo ha potuto stare a certi livelli e perdere di meno con i soldi che poi ha preso per bilanciare i bilanci, no? Anche se negli ultimi anni, per fortuna mia, non posso mettere più dentro soldi, ma un ottimo bilancio lo avrà nei prossimi 5 anni, perché io quello che ammiro è il Chievo. Noi l'anno scorso quasi 40 milioni di stipendi, il Chievo 16. Quindi non c'è una... Quella è una squadra da ammirare. Vado a chiedere al Chievo, ma cosa fate? Andate in Serie B? No, bravi. Noi dobbiamo essere bravi come loro. Non abbiamo 60.000 spettatori, ne abbiamo 10.000. Quindi non c'è un rapporto fra il caso Mascardi e il resto della situazione? Assolutamente no. Presidente, è contento di quanto ha venduto Vázquez? No, dicevo oggi in macchina con Baiguera che sarà la mia rivincita, come quando è stato detto a inizio campionato che l'anno scorso da un allenatore che Dybala doveva crescere, e io ho detto che chi doveva crescere era l'allenatore, non Dybala, così vedrete chi sarà Vázquez quando
giocherà nel Siviglia, era già, lo conoscete nel Palermo, ma naturalmente giocando con i giocatori della stessa levatura, Vasquez sarà uno dei migliori giocatori europei e per me vale molto molto di più di quello che ho dovuto cederlo. Però se vi faccio vedere i messaggi che Vasquez mi ha mandato negli ultimi 4 giorni, quasi piangendo, dicendo: Presidente, con tutto quello che ho dato al Palermo mi lascia andare via, è un'occasione che non posso perdere. Quando un giocatore ha in testa queste cose qui, come fa a trattenerlo? Sono ipotizzabili, sono ipotizzabili altre operazioni in uscita? Ma in uscita ci può essere la ZAR, perché è un giocatore che è a scadenza di contratto e che l'anno scorso ancora mi ha detto: Presidente, io voglio andare via, voglio andare in un altro club. E tutti i giocatori che chiedono di andare via. Se il giocatore vuole restare, come diceva Goldaniga, io sono felice che rimanga, anche perché non è in uscita. Ma se, Gonzalez non chiede niente, rimane. Se lo chiede lui, vediamo. Io non voglio giocatori che vogliono andare via. No, non trattengo nessuno. Se va via Gonzalez, troviamo un altro di valore uguale. Certamente, prima di darlo via, devo andare sul mercato e vedere chi c'è di grande valore. Noi per la porta cerchiamo, come io ho avuto negli anni passati, Ben Hussing, altre squadre, o qui, cerchiamo un giocatore anziano che naturalmente, se possa, si fa male, qualsiasi cosa, sia una sicurezza. Ecco, non vogliamo mettere poi a fare il secondo un portiere ancora molto giovane, no? Perché abbiamo dei portieri Pulignati che abbiamo mandato all'asta, al Crotone, no? Per cui Foschi ha espresso questo pensiero, io sono d'accordo con lui, è già in parola con 2 o 3, ma naturalmente verranno a fare la chioccia apposta. Presidente, Piniglia è un giocatore che può interessarvi? No, assolutamente no. Se lei dovesse individuare un reparto dove pensa c'era Boriello che poteva interessare, però Boriello per venire a Palermo deve venire con la testa da Palermo e con uno stipendio da Palermo, con dei premi che naturalmente, se lui gioca, poi può andare su molto di stipendio. È una cosa secondo lei fattibile? Non lo so, dipende da Foschi, ha già parlato la settimana scorsa. Foschi era a pranzo con Boriello. Ci vuole un reparto. A me piace come giocatore Boriello, sì. Al di là dei nomi, dicevo, un reparto dove lei pensa ci possa essere più urgenza di intervenire? Centrocampo. Centrocampo ci manca sicuramente il supporto del centrocampo. Perché il centrocampo buono ce l'abbiamo come l'anno scorso, in partenza abbiamo questo centrocampo. E Iaio in mezzo da una parte cose e dall'altra parte gli ma. Però ci mancano 3 di valore ancora dentro lì, 2 o 3. Cioè, domani è qui Foschi, lui c'ha il compitino, con scritto tutti quelli che deve portare, e lo sa benissimo, con Corti che è bravissimo. Ha tanti nomi, anche importanti, sia in Sud America che in Europa, che in Italia qualcuno, vediamo. Non è un mercato facile, ma non perché non ci sono i soldi per comprare, ma perché non è un mercato facile. Quei pochi giocatori buoni sono richiesti da più parti, e naturalmente quando fanno un'asta, se un giocatore va fuori portata e va per le grandi, non è per Palermo. Anche Rino Foschi ha raggiunto la squadra nel ritiro di Bad Klerk-Hirkheim e ha fatto il punto sul mercato rosanero. Adesso fino ad oggi sono stati impegnati determinate uscite, è stato fatto un uscito a mio avviso importante che non è ancora terminato, però diciamo che siamo sulla buona strada. Ci si è qualcosa da sistemare, perché voi sapete benissimo che c'è qualche giocatore che desidererebbe cambiare aria, c'è qualche situazione da mettere a posto. E poi dopo bisogna fare anche queste entrate per completare questo organico, almeno nei 18, 19, 20 giocatori che dovrebbero far parte di un 11 che va in campo. Possiamo entrare nei particolari Lazar, per esempio Gonzalez, sono i 2? Ma sì, Gonzalez non è determinato, non c'ha problemi, è un buon giocatore che sicuramente gli piacerebbe cambiare squadra, ha delle ambizioni, vorrebbe cambiare per misurarsi in un'altra realtà. Lazar è diverso, Lazar è un giocatore che non ha rinnovato al momento opportuno, lo sappiamo tutti, è a scadenza, è un giocatore che secondo lui potrebbe avere qualche richiesta importante, che in questo momento qui io non me la trovo, però sappiamo benissimo che è un giocatore da sostituire. Sotto di lui c'è un giovane molto interessante, ma è poco, quindi bisogna fare la coppia e bisogna sostituirlo con un giocatore all'altezza della situazione. Borriello? Quello è un giocatore, è una punta. Si è risolto il contratto di Giraldino, diciamo che ha le stesse caratteristiche. Giraldino gli è molto dispiaciuto perché stava molto molto bene qui a Palermo. È stata una scelta, ha fatto l'ultimo momento, era indeciso anche lui. Una cosa forse molto probabilmente, non è che ha fatto comodo tutti e due, lui sarebbe stato bene, però sentirsi come alternativa, come l'anno scorso così, diciamo che è giusto con quello stipendio che si trovava, molto probabilmente ci sono delle domeniche che non si sentiva bene.
ha fatto una scelta di vita, ha aiutato molto il Palermo perché si è ridimensionato, ha aiutato il Palermo e è andato da un'altra parte. E quindi è un giocatore da sostituire perché abbiamo due punti, qui due stranieri, che conosciamo poco e quindi ho sostituito con un certo tipo di giocatore. Si parla di Boriello perché Boriello ha queste caratteristiche, è un buon giocatore, però c'ha un difetto anche lui, che ha un difetto che ha uno stipendio abbastanza alto. E quindi come Boriello, che sicuramente lo meriterebbe, il budget di questa società non consente di prendere un Boriello perché sarebbe il discorso, l'equilibrio del budget e non terrebbe, non terrebbe bene compatto uno spogliatoio che ci sono degli equilibri e degli stipendi da guardare bene. Ieri il presidente Zamparini, quando gli ho chiesto qual era il settore dove secondo lui c'era maggiore necessità di intervento, mi ha detto il centrocampo. Ha ragione, perché il centrocampo ci sono tre giocatori molto bravi, ma sono tre giocatori che sono pochi. Quindi ci vuole della qualità. Baradini insiste che ci vuole della qualità. Qualità intende il giocatore che per il suo gioco. Ci sono tre giocatori, minimo si fanno le coppie, quindi sicuramente al centrocampo ci vogliono tre giocatori di personalità e di qualità. Quindi si è parlato di un certo nome, di un giocatore che non mi nascondo, ve l'ho detto, si è parlato di uno, poi ci vogliono le alternative non negli esterni ma negli interni, diciamo le mesali, e poi vediamo un attimino come vanno gli esterni alti, cioè come va l'ultimo Embolo, come vanno, perché molto probabilmente ci vorranno anche le uscite nella difesa, sono quelle che sapete. L'abbiamo detto prima. Scusi, l'alternativa Goldaniga Gonzales, se parte uno rimane l'altro. Non parte Goldaniga, il giocatore, perché se Goldaniga è un giocatore, ecco, Goldaniga è un giovane importante, il futuro del Palermo è anche più richiesto, per dire, un giocatore molto chiacchierato e richiesto. Gonzales è un altro tipo di giocatore, uno straniero che stava molto bravo, diciamo un giocatore importante che vorrebbe cambiare aria. Quindi se parte Gonzales c'è da sostituire Gonzales. Il resto della difesa poco meno penso che vada molto bene. C'è l'esterno sinistro che è rimasto il giovane, perché sappiamo bene la posizione di Lazar, e quindi lì bisognerà vedere un attimino. L'Italia è un po' difficile. Quando tu dici c'è quell'uno a centrocampo, ti riferisci a Cigarini? Sì, a Cigarini, perché vedo in Italia, parlo per l'Italia, lo vedo un giocatore molto adatto e molto importante per questa squadra, per Palermo. Ma considerato che non vi sbilanciate mai sui nomi, perché no, mi sbilancio perché lo vedo. Trattative significa che siete molto vicini. No, sono vicino, sono molto lontano, perché Cigarini, l'ho sempre detto, Cigarini è un giocatore che ha la carbone, anche l'anno scorso mi ricordo l'anno scorso che non c'entrava, mi sembrava che il Palermo spostava Rigoni, ecco, è andato a Genova, Rigoni all'Atalanta per Cigarini. Cigarini è un giocatore che ha uno stipendio abbastanza alto, è un giocatore che si merita tutto quello che c'è. Però in questo organico, in questo programma, in questo futuro qui, vedo in Italia in questo momento pochi giocatori come Cigarini che potrebbero far parte di questo organico e potrebbero far molto comodo. Dico Cigarini perché siamo molto lontani, Cigarini ci parla, lo sapete, ne ho parlato, è un discorso che si parla, potrebbe essere un esubero per l'Atalanta, e il Palermo deve stare attento che se è in uscita potrebbe essere, però non è facile, quindi non è che siamo moltissimo lontano. Quando, un esempio di giocatore. Quando Zamparini dice Piniglia non mi interessa, è una chiusura. Chi? Piniglia non, sì, mi interessa, è una chiusura totale, oppure mi sembra che quel modo che lo dice mi sembra una chiusura totale. E quando parla Zamparini parla il presidente. Sì. Angulo invece è un giocatore. È un giocatore particolare, molto importante, un giocatore che sta facendo sfragelli, un giocatore che costerà un sacco di soldi, un giocatore che vuole fare un'esperienza in Italia, ma un giocatore che pesante, molto molto pesante, quindi si parla perché cerca l'Italia, cerca l'Europa, noi abbiamo il posto di essere comunitari come altre squadre, quindi sappiate che è sempre Angulo, è sempre un giocatore di un certo Mascardi. Pegolo è un giocatore, sembrava fosse facile portarlo qua, lo stipendio, si rideva, si scherzava, era un sogno per lui venire a Palermo. Poi mi sembra che preferisca stare a Sassuolo, tutto a un tratto, quando stringi vai il traguardo, quindi ecco, cosa vuol dire? Quando prima avevo detto le difficoltà del mercato, che ogni parola che fai sembra che sia il traguardo, e invece ti allontani sempre di più. Ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi, a tra poco. Magica è sempre all'avanguardia e presenta tutte le novità tecnologiche per rendere i nostri ambienti sempre più comodamente vivibili.
Da Magica, le forme e i colori si aggiornano di giorno in giorno, ma con criteri che permettono di durare nel tempo. Perché i materiali che rivestiranno i nostri ambienti dovranno condividere con noi i momenti più belli in casa per tanti anni. Magica. In Viale Regione Siciliana 4379, angolo Santa Maria di Gesù, incrocio con Via Oredo Nuova. La migliore pizza della città e tantissime specialità di pollo in via Simone Guli 33 a Palermo o comodamente a casa tua chiamandolo 091 54 45 03 ed ogni 10 punti per te in omaggio un pollo ed una pizza. Pizzeria Leone Salvatore e Figli, via Simone Guli 33 a Palermo, telefono 091 544 503. Passa a TIM, ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita. Negozi TIM Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di Via Orsa Minore 123 e Via Notar Bartolo 3/G. Villa San Giuseppe. A pochi passi da Villa Igea, in un contesto accogliente, sorge Villa San Giuseppe, realizzata appositamente per gli anziani. Disbrigo pratiche, servizio farmacia, camere climatizzate e TV, assistenza infermieristica. La nostra forza è la competenza. Residence Villa San Giuseppe, a Palermo in via Papa Pio XII, numero 23. Traslocare non vuol dire movimentare i mobili ed oggetti, ma prendersene cura. Salamone Traslochi è una ditta specializzata in traslochi nazionali ed esteri per civili abitazioni, uffici ed enti pubblici. La ditta nasce dall'esperienza pluriennale del suo titolare e dal personale altamente qualificato nel settore dei traslochi, dei trasporti e della logistica in generale. Visita il sito traslochisalamone.it. Salamone Traslochi è in via Palmerino 48, telefono 091 42 05 72. Dynamic Sports Center a Palermo, via Tommaso Aversa 145. Abbonamento annuale 219 euro e una settimana di prove in omaggio. Kickboxing, danze caraibiche, funzional training, bodybuilding, zumba, total body, pilates, difesa personale. Conclude con una goleada la prima amichevole stagionale del Palermo contro l'ASCO Mittlern, formazione austriaca che milita nel campionato dilettanti, travolta per 10-0. A decidere il match una doppietta di Trajkovski e Lazar, gol di Nestorovski, l'attaccante macedone ha messo a segno la sua prima rete con la maglia rosanero. Gol di Quaison, Lagumina, Embalo, autogol del portiere austriaco Kanduc e gol di Bentivegna. Il Palermo conclude la sua prima amichevole stagionale nel ritiro di Bad Klerkirchheim in Austria e al termine della partita vinta per 10-0 è il tecnico Davide Ballardini a intervenire ai microfoni dei giornalisti. Allora, vi siete divertiti? Entusiasmo, ritmi, velocità, una squadra ben messa, insomma capisco non è più un test fisico forse che... però le valutazioni sono bellissime, Trajkovski, la volontà di Trajkovski, la volontà di Quaison, insomma... Sono d'accordo, la serietà, l'atteggiamento ecco, la disponibilità, così l'essere seri e volersi divertire in modo serio, ecco questo... ma l'avevamo poi detto anche nei giorni precedenti, quindi sono ragazzi a posto. Quindi è un piacere allenarli. In un Palermo che è una scommessa, già questa è una buona partenza. Ma allora, bravo, hai detto a noi più o meno fra i ragazzi che... Oggi sono in forma. Come? Oggi sono in forma. No, fra i ragazzi che non c'erano,
mi riferisco a, a Morganella, a Goldaniga, vabbè, Cionek e Ilyemark, e fra quelli che dovranno arrivare, insomma, ne mancano ancora tanti, ecco, e quindi, però questi hanno, come abbiamo detto, ci danno soddisfazione. La scelta di tenere fuori nel primo tempo Lazar e Gonzalez è pertinente anche a quello che ci ha detto Foschi, cioè che i ragazzi hanno un po' chiesto di andare via. Esatto, ad oggi sappiamo che sia Lazar che Gonzalez sono è facile che vadano via, quindi, ma nonostante questo, ecco, anche questo è un aspetto da sottolineare, nonostante questo loro si impegnano, si allenano bene, quando li chiami rispondono nella maniera giusta, hanno grande affetto e rispetto per i loro compagni, quindi, però ecco, giustamente pensiamo che siano i due ragazzi che debbano andare via. L'inizio di una nuova stagione è da sempre pieno di incognite per qualunque squadra, mai come quest'anno però a Palermo dominano i dubbi. Poca esperienza, tasselli mancanti in ogni reparto e squadra sostanzialmente immutata rispetto a quella che si è salvata nella passata stagione, se non addirittura indebolita per l'addio dei senatori. Eppure c'è chi, come Robin Quaison, ha intenzione di puntare su questo Palermo fatto di giovani. Ascoltiamo le sue parole ai microfoni di Stadio News 24. Allora Robin, terza stagione al Palermo, pur nonostante essendo un giovane, sei quasi un veterano, sei uno di quelli con più tempo qui in questa squadra. Ti senti già d'aiuto per i più giovani, per i ragazzi del Palermo? I try to do my best. Cerco di fare del mio meglio con i nuovi giovani che sono in prima squadra, anche con quelli che non parlano italiano. Provo ad aiutarli nel miglior modo possibile. Per un ragazzo giovane come te, cosa significa aver perso nello spogliatoio gente come Sorrentino, come Maresca e come Gilardino? I tre giocatori che hai menzionato sono tre grandi giocatori e tre grandi persone. Sono stati di grande aiuto e sarà dura senza di loro. Chi è rimasto in squadra però darà il massimo e penso che andrà tutto bene. Tra i momenti più brutti della passata stagione c'è stato Palermo-Lazio. Tu sei stato protagonista in qualche modo con quel petardo che ti è scoppiato davanti, però dopo l'ultima partita Palermo-Verona, vedere lo stadio pieno in qualche modo vi ha fatto fare pace con i tifosi. Yeah, it's true, but sì, è vero, ogni squadra di calcio ha bisogno che la tifoseria sia unita. Se non siamo un tutt'uno è difficile per noi far bene ed è difficile per loro essere soddisfatti. Nell'ultima partita eravamo una cosa sola e abbiamo fatto un ottimo lavoro tutti insieme. Adesso che tra pochi giorni inizia la campagna abbonamenti, ti aspetti una risposta dei tifosi che accorrano in massa verso lo stadio? Yes, of course, why not? Sì, certo, se fossi un tifoso della mia squadra andrei sempre a fare l'abbonamento. Adesso si riparte nuovamente con Ballardini in panchina. Dopo aver avuto 7 allenatori nel corso di un campionato, la speranza immagino sia quella di finire la stagione con lui. He's a great coach and è un grande allenatore e ha avuto un ruolo importante nella nostra salvezza della passata stagione. Non vedo l'ora di continuare a lavorare con lui. Non so se sai che Ballardini ha una moglie svedese. Ti capita di parlare con lui svedese qualche volta? No, mai. Dopo il ritiro inizia l'Olimpiade, con la Svezia tu sei tra i preconvocati, innanzitutto speri di rientrare nella lista conclusiva e soprattutto che effetto ti fa sapere che non ci sarà Ibrahimovic? The list come out today and I will play. La lista è stata diramata oggi e giocherò alle Olimpiadi, sono molto felice di esserci. Zlatan è un grande giocatore, senza di lui subiamo una grave perdita, però penso che faremo del nostro meglio. Dall'altra nazionale svedese, quella maggiore, arriverà in questi giorni Oscar Ilyemark. Qual è il tuo rapporto con lui? Quanto lo hai aiutato e quanto ti ha aiutato lui a inserirti di più nell'ambiente Palermo? Non so, bisognerebbe chiedere a lui. Io faccio del mio meglio per aiutarlo in qualunque cosa, ma dovreste chiedere a lui in quanto si è sentito aiutato da me. Il compagno invece con cui ti trovi meglio in questo periodo, soprattutto in ritiro, con chi sta in camera, con chi hai socializzato di più? At the moment I'm alone in my room.
Al momento sono da solo in camera perché ero con Franco. Tra i compagni attuali mi piace stare con Morganella, Struna e Trecoschi, anche perché con loro posso parlare inglese. Ti senti di poter essere l'erede di Franco Vasquez ora che è andato via? Sì, certo, anche se non ci penso più di tanto. In squadra ci sono buoni giocatori e tutti e 28 daranno il massimo per salvarci. Non credo sia solo un mio pensiero, ma anche di tutti gli altri 27 giocatori. Ognuno farà il suo lavoro. In due anni i tanti allenatori che hai avuto ti hanno utilizzato in più posizioni. Ma se dovessi scegliere tu in quale ruolo schierarti, dove ti schiereresti? Dove giocheresti? Centrocampista. Centrocampista nei tre? Sì. Perfetto. Hai un contratto che scade tra un anno. Temi che questo contratto possa portarti via da Palermo nei prossimi mesi o quantomeno già a giugno? No, assolutamente no. Lavorerò duro qualunque cosa accada. Sei ormai in Sicilia da tre anni. Parli italiano anche se non lo vuoi dimostrare. Parli anche un po' di siciliano. Siciliano no. Italiano invece, qualche parola che hai imparato? Sì, un po'. Con i compagni però hai detto parli in inglese. Quante lingue si parlano nello spogliatoio considerando che ci sono tanti giocatori stranieri? Non lo so. Italiano, inglese, svedese. Italiano, inglese, svedese, serbo, spagnolo, basta. Il compagno che parla più lingue e che ti aiuta ovviamente anche con l'inglese chi è? Di Aiello. Ostruna. Per questa stagione che sta per cominciare, vuoi dare un messaggio ai tifosi dopo un campionato oggettivamente difficile come quello dell'anno scorso? Let's all be together. Stiamo tutti insieme e tutto andrà bene. La speranza ovviamente è quella di ottenere un risultato migliore rispetto all'anno passato, avere un gruppo giovane da questo punto di vista vi dà più fiducia oppure una difficoltà? I think it depends. Dipende, avere dei giocatori giovani significa avere dei giocatori affamati, ma anche avere meno esperienza. Vedremo, ma io credo in questo gruppo. Ivailo Ciocev, centrocampista del Palermo, direttamente dal ritiro austriaco di Bad Klerk-Hirkheim, ha parlato degli obiettivi stagionali dei siciliani. Siamo tornati dalle vacanze dopo il campionato. Io e la squadra adesso siamo carichi e concentrati sul lavoro da svolgere. Dobbiamo cercare di giocare meglio e finire un po' più avanti in classifica. Il Palermo ha dato voce a quattro dei giovani aggregati alla prima squadra in questo ritiro estivo. Simone Lofaso, Simone Giuliano, Marco Toscano e Andrea Punzi sono intervenuti in conferenza stampa allo Sport Arena di Bad Klerk-Hirkheim. I quattro ragazzi sono carichi in vista della prossima stagione e sperano di poter dare il loro contributo alla causa rosanero. Sinisa Andelkovic è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa allo Sport Arena di Bad Klerk-Hirkheim. Il difensore rosanero è pronto e carico in vista della prossima stagione. Il calcio così, vita è così, tutte le squadre cambiano tanti giocatori, poi alcuni che hanno offerte o cambiano per sua vita è meglio, è buono, no? Poi, speriamo che la società lavora per tutto questo, che facciamo una squadra bene. Certo, non vi augurate mai un campionato come quello dell'anno scorso, troppe sofferenze. Questo dobbiamo dimenticare, però sempre in testa avere per fare bene per questa stagione, non pensare a quello che è successo l'anno scorso. Massimo? Sì. Sei uno dei candidati a indossare la fascia da capitano, ti senti pronto perché insomma, anche una responsabilità avere questa fascia nel tuo braccio? Io sono sempre pronto per dare il massimo al campo e poi è quello che decide mister. E, secondo te quanto perderà il Palermo perdendo Lazar e Gonzalez, che hanno detto chiaramente che andranno via? È così, io guardo così. Tutte le squadre, come ho detto prima, cambiano giocatori. Quando va uno viene un altro. Per dare il massimo per questa squadra, io penso così, poi
per fare bene per Lazaro Gonzalez, se per sua vita, se va meglio, siamo contenti tutti. Anselmo? Sì, ti volevo chiedere, rispetto alla scorsa stagione, che cosa trovi di diverso nell'ambiente? L'anno scorso era lunga, abbiamo visto tutto come era, però alla fine abbiamo visto, abbiamo salvato, e questo è importante per noi, per tutta la città, per tutti. No, ma dico, oggi noti qualcosa di diverso nell'atmosfera all'interno della società? Cioè, trovi più serenità? Sì, io penso così. Dobbiamo stare più tranquilli perché la società lavora per bene, non per male. Tu da difensore magari ho avuto modo in questi giorni di conoscere mai anche i nuovi compagni, qualcuno che l'ha incontrato. Tra i giovanissimi ragazzi dell'attacco, chi sono secondo te quelli più forti, o comunque se ci puoi dire una caratteristica di ognuno di loro? Io guardo così da quando sono arrivati, ma conosco ragazzi che sono arrivati quando l'anno scorso tutta stagione sono venuti a allenare con noi, e si vede che danno massimo, e per questo sono qui, perché mister visto qualcosa che possono migliorare e dare per questa squadra. Per esempio Balog, caratteristica di Balog qual è? Balog è alto e deve migliorare, non lo so. Qualcosa, non lo so. Deve questa esperienza per Serie A, deve abituare a questo. Riccardo e poi Giardina. Sinisa, oggi parte la campagna abbonamenti, quanto sarà importante la forza dei tifosi? Speriamo tanto, non lo so, è importante per noi, per squadra, pure per... Abbiamo visto l'ultima partita quanto hanno aiutato. Fino all'ultimo minuto sono stati con noi, poi dopo la partita speriamo che questo anno vengano in più. Giardina? Dice, si sa, per un difensore esperto come te, cosa cambia avere alle spalle un portiere di 20 anni come Posadas rispetto a Sorrentino? Come giovane è bravo, si vede, è arrivato qua, poi dobbiamo aiutare tutti noi, tutta la squadra, per dare coraggio in più, come lui è pure visto l'anno scorso. Ho imparato tante cose da Sorrentino, poi speriamo, e lo so, che dà tutto il massimo per questa squadra. Scaglione e poi Cancelli. Oggi di fatto parte Nino Lupina, un'esperienza in Serie B. C'è un saluto particolare per un giocatore che conosce, per lottare a Palermo per continuare il suo processo? Sì, Nino mi piace molto come giocatore, come pure persona. Io penso per lui, per dare quest'anno, deve dare il massimo per tornare, per vedere che è forte il giocatore per questa squadra di Palermo. Angemi? Sì, esatto. Diciamo che Diego Struna, Goldaniga, con quale compagno di reparto ti trovi meglio? Per le tue caratteristiche? Io guardo così, come a me, io... Vedo tutti che danno massimo in campo, poi il mister decide chi è migliore quel momento per giocare. Altre domande in chiusura? Scusa, da difensore ad attaccante, Nestorovski come ti sembra? Come l'hai visto? È uno pericoloso in aria, uno che ha le stesse caratteristiche di Girardino? Sì, ho visto che da primo giorno mi piace molto, perché non è un attaccante che è sempre in tacco, si muove, prende palla, gira, gioca, mi piace molto, speriamo poi vediamo partite che arrivano per far bene, per aiutare tanto per la squadra. È un giocatore, insomma, che dà fastidio a un difensore, perché non ti dà punto di riferimento? Sì, perché è molto agile, si muove, e questo è per il difensore più difficile. Per oggi è tutto, alla prossima puntata, arrivederci!